La prima parte della giornata è anche la parte più importante di ogni giornata. Le cose che facciamo subito dopo aver aperto gli occhi, infatti, hanno un impatto enorme su tutto il resto delle ore che seguirà. Il problema è che la maggior parte di noi sottovaluta questo piccolo, grande aspetto, lasciando le proprie attività matutine al caso, con il risultato che rischiamo di ridurre drasticamente la nostra capacità di concentrazione, il nostro livello di energia e di vitalità, la nostra abilità di restare centrati durante la giornata e con tutto questo le nostre possibilità di avere successo in qualunque cosa stiamo facendo. Personalmente la soluzione che ho trovato al problema è stato smettere di fare queste tre cose ogni mattina. Primo, infilarmi a capofitto nel buco del coniglio che in questo mondo moderno è rappresentato da un triangolo, di solito con una cover in silicone, che è una vera e propria sirena tentatrice. La storia che ci raccontiamo appena svegli è di solito la storia che ci trasciniamo per tutto il giorno. Il problema è che quando cominciamo la nostra giornata guardando i social media, qualunque social media, non abbiamo alcun controllo sulle storie che cominceranno a riempire la nostra mente. E onestamente, cominciare la giornata paragonando la propria vita reale a quella parzialmente o totalmente fake di persone che a malapena conosciamo non è forse la storia più produttiva con cui vogliamo vivere il resto della giornata. Personalmente c'è uno strumento che mi è stato utilissimo e che si chiama Screen Time. È incluso nel tuo smartphone e ti consente di definire esattamente da che ora a che ora scegli di non utilizzarlo. Naturalmente puoi anche ignorare il limite, ma questo sta alla tua autodisciplina. Io ho scelto di impedirmi di guardare qualunque app o accedere ad internet dalle 9 di sera alle 9 del mattino di ogni singolo giorno. In questo modo preservo sia la parte finale della giornata sia la parte iniziale, che sono le due più importanti per definire tutto il resto. Secondo, riempirmi e ingozzarmi di zuccheri come prima cosa la mattina. Non facile, io sono una golosa, mi piacciono un sacco i dolci e per di più noi italiani amiamo la colazione dolce. Ma non c'è niente di peggio che riempirci di cereali e di frullini industriali pronti per partire alla grande e trovarsi due ore dopo affamati di fronte al frigo. La soluzione che ho trovato, sicuramente ce ne sono altre, ma quella che ho trovato personalmente si chiama pancake di ceci. Si può fare in mille altri modi, non soltanto con la farina di ceci, puoi usare la farina di avena, puoi usare quello che vuoi e trovi la ricetta all'interno del mio blog, mi assicurerò che sia anche linkata qui sotto al video. Naturalmente se hai altre soluzioni per una colazione un pochino più proteica, condividile qui sotto. Terza e ultima cosa che ho smesso di fare la mattina, cominciare la giornata senza una direzione. Se cominci la giornata senza una direzione precisa, saranno le distrazioni a definire la direzione che seguirai. E non è di solito un quadro particolarmente idilliaco. Quando comincio la mia giornata semplicemente rispondendo alle email o ai messaggi Slack o qualunque sia lo strumento che utilizzi per comunicare, così senza un ordine, finisco per arrivare a sera esausta senza aver combinato nulla di davvero importante. Se riesci a fare un piano preciso di quello che devi fare in generale la giornata successiva, già la sera prima, tanto meglio. Di solito quando lo faccio vado a letto molto più serena e dormo molto meglio, senza continui pensieri e preoccupazioni. Naturalmente ci sono molte più di queste tre cose che puoi smettere di fare la mattina, ma queste tre per me hanno avuto l'impatto maggiore. La cosa più importante da ricordare è che la parte iniziale di ogni giornata è la parte più importante di ogni tua giornata, quindi scegli di fare solo delle attività che siano davvero utili per te e che definiscano il tono giusto che vuoi seguire per il resto delle ore che seguiranno. E finalmente siamo arrivati alla parte più bella del video, quella in cui sei tu a raccontarti. Raccontami quale di queste tre cose hai già smesso di fare, quale di queste tre cose smetterai di fare già a partire da domani mattina, o se domani è domenica e vuoi rilassarti a partire da lunedì, e naturalmente raccontami anche se hai una routine mattutina particolarmente efficace che consiglieresti a tutta la tribù. Ti aspetto nei commenti qui sotto. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.